Ryanair ci aveva dato la possibilità di poter viaggiare a miliardi a prezzi contenuti e di portare finalmente quel turismo che ci poteva permettere di allungare la stagione. Quindi è fallito il tentativo di destagionalizzare al principio senza Ryanair? Ma quello non è fallito solo per colpa di Ryanair, purtroppo, perché ripeto, sempre per colpa di una politica irresponsabile da parte della regione, che non ha capito che questa regione deve vivere di turismo sicuramente tutto l'anno, però ci vogliono degli sforzi da parte loro per far sì che noi imprenditori possiamo andare in ginocchio e spero che non ci colleghino per terra. Ha notato un calo rispetto all'anno passato, agli anni passati? Calo. La sera manca solo Dracula nel centro storico, non c'è nessuno. Io sono un operatore economico, il mio compito è quello di rendere, ospitare la mia struttura, di dare il meglio nel campo della ristorazione, di accogliere bene i turisti, però agli altri lascio il compito di portarli qua con i trasporti. La Ryanair ci serve per questo. Quindi chi è impegnato nelle sfere dell'amministrazione e della gestione dei trasporti in Sardegna, che si occupi di questo, ognuno faccia il proprio dovere. Può quantificare un calo rispetto allo scorso anno? Guarda, in questo momento lo prevediamo un crollo delle prenotazioni delle camere, no, del 30%. E per quanto riguarda la parte ristorativa siamo quasi a zero assoluto in questi giorni. Credo che sia un disastro per il territorio sardo. Io comunque un po' mi difendo con la clientela locale, anche se un po' si sente durante la settimana. Il lavoro è un po' il fine settimana, però credo che sia proprio il disastro totale. Senza Ryanair i ristoratori algheresi dimenticano la primavera, ecco, la parte iniziale della stagione. Credo di sì. Credo che sia un problema molto ma molto grosso, perché in questo periodo arrivano dei turisti, ma non essendoci voli diventa una cosa molto molto grave.